Gentilissime amiche e gentilissimi amici all'ascolto, ben interconnessi con il mondo di Spreaker, si scrive Spreaker con la K sul motore di ricerca. Stapp Radio Stefano Tini, stapp come stappare la bottiglia nel cercatrova, stapp significa, è un acronimo di si torna al passato, si trasmette al presente con i valori del passato riportati nel mondo di oggi, comunque Stapp Radio per essere più semplici e concisi. E poi Roberto De Angelis, doppia S a De Angelis, Roberto De Angelis Radio RDA Radio 1 sono le due emittenti che naturalmente insieme emettono un segnale amico, un segnale sincero con tante trasmissioni che io spero siano sempre di vostro gradimento. Buongiorno, buon pranzo, buon pomeriggio, buonasera, buona cena, buona colazione da Roberto De Angelis, sia per chi adesso sarà in diretta ad ascoltare l'oroscopo, sia per chi lo ascolterà in differita con il file registrato su Spreaker. Allora, come state? Io spero che siate tutti quanti pimpanti, sereni, che la salute vi assista, perché questa è la situazione fondamentale. Amici, non mi sono scordato la sigla, tra un po' partirà, però prima della sigla dell'oroscopo, devo ricordarvi il nostro compagno di viaggio e d'avventura, che è Valcor Abbigliamento. Valcor Abbigliamento di Walter e Corrado, che si trova in via di Tor Sapienza numero 35. Ricordatevelo, via Tor Sapienza 35 a Valcor Abbigliamento, calzature, borse, accessori, veramente ce n'è per tutti i gusti, credetemi. Ce n'è per tutti i gusti, a un prezzo già di listino sensazionale. Non mi sia incantata la puntina, lo devo ripetere numerose volte, perché dovete capire che questo prezzo è senza termini di paragone. Poi, se andrete a nome di Stapp Radio, di RDA Radio, di Stefano Tini, di Roberto De Angelis, di Salvatore Isgro, di Marina Di Stefano, insomma di tutti quanti noi, avrete una bella sorpresa dopo l'acquisto effettuato. Non vi possiamo dire i nomi di tutti i marchi che ci sono da Valcor, da Alter e Corrado, via di Tor Sapienza 35A, mi raccomando, però vogliamo dirvi che è una spesa intelligente, è una spesa veramente costruita, progettata e realizzata bene. Allora andiamo a ricordare subito Valcor, il Fashion Store in via di Tor Sapienza 35ABC, telefono 06 22 84 544. Dal 1948 Classic Fashion e Outlet, calzature, borse, abbigliamento e accessori. Walter e Corrado vi aspettano, segnalatelo ancora una volta, via di Tor Sapienza 35ABC, telefono 06 22 84 544. Ed eccola la colonna sonora del nostro oroscopo. Dobbiamo cominciare sempre dalla costellazione dell'Ariete. Vi dico subito che avrete la luna dal Capricorno che vi guarderà, amici e amiche dell'Ariete, e vi guarderà in maniera, io direi, abbastanza birichina. Sì, vi guarderà anche in maniera positiva, per carità, però attenzione, perché sarà birichina, sarà dispettosa, quindi la prossima settimana sarà l'insegna della riflessione, di maturare, di far maturare gli eventi, di ragionare e di organizzarsi. C'è tanta carne al fuoco, non bruciatela tutta subito, cuocetela gradualmente. Vari progetti, tanti progetti. Cancro, ragazzi, ragazze, uomini e donne, cancro, ho detto? No, chiedo scusa, allora, uomini e donne dell'Ariete, perché ho detto cancro? Ah, perché dal cancro arriva un raggio di sole, eccolo il perché. Allora, amici e amiche dell'Ariete, mi raccomando, la prossima settimana, riflessione, maturazione degli avvenimenti, e dovrete cercare di fare una cosa per volta, ci siamo capiti? E soprattutto, se sentirete stanchezza e stress, rimandate alla settimana successiva quello che potrete rimandare, perché magari la salute busserà un pochetto alla porta, quindi ci vuole un po' di calma. Va tutto bene nell'ambiente lavorativo, l'importante è che voi non abbiate fretta. Non dovrete aver fretta nei prossimi 7 giorni. L'amore sarà di Venere,
che dirvi che Venere vi strizza l'occhio e magari quelle piccole insoddisfazioni che ci saranno nell'ambito professionale del lavoro o dello studio le recupererete bene bene in amore. Allora, il Toro chiude un bilancio parziale, dei primi 90 giorni del 2015, farà un bilancio, un esame di coscienza. Molte cose non sono andate come sarebbero dovute andare, altre invece stanno andando bene, altre andranno ancora meglio, per cui mi raccomando anche voi calma, tranquillità. Questa tranquillità che deve esistere nell'ambito della professione, dello studio, ma anche nell'ambito dei rapporti coniugali, dell'amore, perché c'è un'instabilità nervosa, psicologica, che potrebbe rovinare le coppie già collaudate da tempo, potrebbe rovinare unioni sentimentali maturate da poco. E allora, se non c'è motivo, non dovrete avere paura di confidarvi con la vostra lei e con il vostro lui. Cercate di non tenere il broncio, dovrete cercare di non essere musoni, dovrete cercare di essere espansivi in amore e soprattutto romantici. Amici e amiche dei Gemelli, settimane trascorse sono state stressanti per tanti di voi, forse vi hanno distrutto anche a livello psicologico e fisico, però attenzione, perché i prossimi 7 giorni anche per voi sarà un bilancio del lavoro, un bilancio di nuovi affari. Allora, impostate le nuove situazioni già da oggi, poi dovrete programmarle con calma, però anche voi state sotto l'egida di una salute che chiede qualche conto. C'è magari un momento di stanchezza, un momento di non tranquillità, che non è una non tranquillità eccessiva, però è un momento di studio e di attenzione. Se fosse, dovrete consultare un medico, magari per un esame così generale della pressione degli occhi, dell'apparato digerente, ma è la pressione del sangue per molte donne di questa costellazione che potrebbe dare problemi nei prossimi 7 giorni, degli sbalzi di pressione che però dovranno essere sempre controllati. Quindi non toccate ferro, non toccate legno, perché non è una maledizione, è semplicemente un avvertimento che le stelle vi vogliono dare per da qui ai prossimi 7 giorni. Quindi dovrete cercare di controllare il vostro stato di salute, se fosse consultate un medico, non è negativo, attenzione. Avrete necessità di cercare un nuovo lavoro, ma io più che nuovo lavoro vedo un nuovo ambiente di lavoro che sta dietro l'angolo. Perché? Perché lo lasciate andare? Perché se già c'è, se già esiste, se già ci sono le basi, approfittate di questa occasione. Dovrete approfittare di questa circostanza, amici e amiche dei Gemelli, ci siamo capiti. Non abbiate paura del nuovo, va molto meglio che restare dove siete oggi. Amici e amiche del Cancro, mamma mia che settimana sarà per voi del Cancro. Perché collaborazioni da rivedere, collaborazioni da distruggere, collaborazioni da costruire e da ricostruire. Sarete aggressivi, mamma mia che brutto, sarete critici, molto critici nei confronti vostri e nei confronti degli altri, forse un po' troppo. Discussioni a furor di popolo, mamma mia, anche perché se non trionferà il vostro punto di vista la butterete, come si dice, nel caos, come diciamo noi a Roma, in caciara. Non si dovrà far questo, perché avrete ragione, con l'astuzia e la saggezza potrete arrivare a traguardi migliori, anche se penso che queste parole che vi sto dicendo tramite la mia voce, da parte delle previsioni dell'elfo magico, vi entreranno dall'orecchio destro e vi usciranno dal sinistro. Mi raccomando, cautela nelle discussioni, nei dialoghi, soprattutto attenzione a quello che mangerete. E anche l'amore sarà, mamma mia, oddio, sarà molto incandescente. Ragazzi, tranquilli, uomini e donne, perché non trovate un po' di serenità? Dovrete trovare serenità nei prossimi 7 giorni. Vi vediamo un po' troppo elettrici già da oggi. Per quanto riguarda la costellazione del Leone, attenzione, leonesse e leoni all'ascolto, comincia a nascere qualcosa, dovrà nascere qualcosa. Dovrà progettarsi qualcosa che sta nascendo, si sta costruendo piano piano, è lenta sta costruzione, sarà molto lenta,
E allora dice: ma per quando sarà pronta sta costruzione lavorativa? Potrebbe dare i suoi sviluppi dopo l'estate, potrebbe iniziare a metà giugno, ma dare proprio gli sviluppi definitivi dopo l'estate, quindi un cambio di lavoro, un cambio di professione, qualcosa che c'è già all'orizzonte. Dovrete saper attendere, attenzione alla salute, quindi raffreddori, influenze di stagione, non siete indistruttibili, anche voi siete esseri umani, per cui se vi capiterà una piccola influenza curatela con la tachipirina, con l'aspirina, e non se ne parla più. Per quanto riguarda l'amore, sarà molto focoso, sarà molto elettrico, anche voi rischierete litigi inutili, e soprattutto se ci sarà un momento doc, ci siamo capiti, momento doc, sfruttatelo al 100%. Andiamo alla costellazione della Vergine, un po' noiosa, un po' spensierata sta Vergine. Che mi succede al segno per eccellenza di terra che pensa, lugubra, che farà nei prossimi 7 giorni? Sì, è un po' spossata la Vergine, sarà spossata, sarà stanca. Amici e amiche della Vergine, tirate un attimo i remi in barca, che non significa però trascurare tutto, significa guardare un po' quella che sarà la realtà della prossima settimana. Avete già seminato, aspettate un attimo prima di continuare, aspettate un attimo prima di continuare a seminare, ok? Magari nei momenti di relax dovrete cercare l'amore, l'amore come romanticismo, l'amore come erotismo, ci siamo capiti, anche perché ultimamente l'avete trascurato, l'avevate soprattutto trascurato un po' troppo. Nel settore della professione vedrete che raggiungerete buoni traguardi, raggiungerete delle tappe inesperate addirittura, mamma mia, mi raccomando per quanto riguarda l'amore. Amici e amiche della Bilancia, Nettuno arriva dal segno dei Pesci, e quando Nettuno arriva dal segno dei Pesci vuol dire lavoro, vuol dire professione, vuol dire studio. Può darsi che in questi ultimi giorni del weekend, dice vabbè ma è sabato e domenica, vabbè ma che c'entra, potreste avere un dialogo, un inizio di dialogo che porterà un nuovo sviluppo nella professione, nel lavoro, ok? Quindi mi raccomando, attenzione alla situazione professionale, vi prospetteranno qualcosa di nuovo, sappiatelo sfruttare. Situazione familiare da rivedere, situazione familiare da controllare, e per quanto riguarda la salute, raffreddori e piccoli stati influenzali, non vi preoccupate. E in amore, dalla vostra parte ci sarà Venere che porterà grande splendore in un amore già esistente, oppure porterà nuovi forme formidabili, forzati a volte, non voluti, però porterà nuovi amori. Occhio! Per quanto riguarda lo Scorpione, il lavoro in primo piano nei prossimi 7 giorni, quando mai lo Scorpione non ha il lavoro tra i suoi progetti, tra i suoi primi progetti? Perché? Perché si preannuncia qualcosa di nuovo o che porterà verso il nuovo, verso la novità. Quindi attenzione, perché Giove dalla vostra parte illuminerà tutto il vostro percorso. Anche voi, come ho detto già agli amici dei Gemelli, potreste avere delle situazioni nuove. Anche voi non abbiate timore, non abbiate paura di affrontare il nuovo. L'attuale è andato bene, andrà ancora meglio, però se c'è bisogno di affrontare una nuova tappa della vostra esistenza professionale o di studio, dovrete farlo. Ci siamo capiti? Mi raccomando, attenzione agli scontri di dialogo, attenzione alle discussioni, perché ci saranno, e soprattutto camminate sempre con le spalle al muro, non dovrete fidarvi di nessuno, vi dovrete fidare soltanto del vostro intuito scorpionico. Marte, che di solito accompagna lo Scorpione, sarà al contrario, però siccome c'è Venere, siccome c'è Giove soprattutto che sono dalla vostra parte, Marte sarà un po' messo ai margini. Situazione d'amore incandescente, che bello, che
bel fuoco d'amore, Scorpioni, Venere positiva, sia per gli incontri ufficiali, sia per le avventure extra. Quindi occhio pure voi, mi raccomando. Amici e amiche del Sagittario, per avere bisogna dare, dovreste e dovrete ricordarlo nei prossimi 7 giorni. Do ut des, dicevano gli antichi latini, e non si sbagliavano. Quindi se vorrete ottenere qualcosa, se vorrete firmare un accordo molto prolifico, molto redditizio, oppure molto positivo per il vostro futuro lavorativo o di studentesse e di studenti, dovrete dare in cambio qualcosa. Lo studente dovrà impegnarsi negli esami, nelle materie, il lavoratore e la lavoratrice del Sagittario dovrà rimboccarsi le maniche. Non vi sta bene, allora tenete tutto fermo così com'è, ma se vorrete puntare a qualcosa di nuovo, forse anche di eccezionale, dovrete rimboccarvi le maniche. Attenzione alle lite coniugali, perché non dovrebbero esserci, invece ci saranno, e questo non va bene. È meglio tacere qualche volta piuttosto che andare a litigio con la vostra lei o con il vostro lui. Per quanto riguarda il Capricorno, è un momento, sarà una settimana un po' leggermente elaborata, leggermente complicata, perché non sarete voi, sarete stressati, sarete stanchi, vedrete tutto nero, ma non è così. Dovrete soltanto riposarvi nei prossimi 7 giorni, nei momenti in cui potrete esercitare questa facoltà, perché passati questi 7 giorni, dove dovrete organizzare solo la normale amministrazione, il futuro starà lì alle porte, mi raccomando, soprattutto perché poi tra qualche giorno potrebbe esserci il momento di prendere una decisione importante, fondamentale, che darà magari una novità, una svolta improvvisa alla vostra vita, ma ne varrà veramente la pena. Amici e amiche dell'Acquario, i nostri sognatori di Peppino Di Capri, di Toto Cutugno, mamma mia che ricordi, ragazzi. Allora, settimana un po' noiosa, sarà noiosa perché la normale amministrazione, ma non è che tutte le settimane possono portarvi in cielo, in paradiso, amici e amiche dell'Acquario. Allora, questa sarà una settimana normale, è una settimana dove dovrete tenere a bada un bel po' di situazioni, quindi non vi mancherà la frenesia, la fantasia, la voglia di intraprendere, ma soprattutto di controllare le situazioni come stanno andando. Ci sono interessi nuovi intorno a voi e ci saranno nuovi obiettivi da dover affrontare in campo lavorativo, finanziario e professionale e o di studio. L'amore è un po' troppo sotto la suola delle scarpe, anche se Marte e Venere non sono dalla vostra parte. L'amore lo vediamo proprio molto lontano e questo, credetemi, non va assolutamente bene, perché voi dell'Acquario avete anche e avrete bisogno dell'amore, del romanticismo, di un dolce pensiero, di qualcosa, di un momento di delicatezza e di dolcezza. Amici e amiche dei Pesci, ai ai ai, settimana che sarà all'insegna dei malintesi, delle discussioni, fraintenderete quasi tutto, anche i vostri amici, non solo il vostro partner, anche i vostri amici ne risentiranno. Forse dovreste tenere qualche pensiero dentro di voi e non esternarlo per il momento, almeno nei prossimi 7 giorni. Discussioni in famiglia, non solo tra coniugi, anche per quanto riguarda rapporti tra parenti, rapporti genitori figli. Una cura ricostituente a base di erbe, se non siete allergici, è consigliata, perché dovrete ritrovare il vostro tenore, la vostra tempra. Qualcosa non va assolutamente. Litigiosi soltanto per il gusto di litigare, questo non andrà assolutamente bene. Quindi cercate di chiarire i malintesi, dovrete cercare di far chiarezza su tutto il fronte del lavoro, ma soprattutto della famiglia più che del lavoro. Vediamo la famiglia, rapporti genitori figli, rapporti con coniugali, rapporti con parenti e persone lontane. Sinceramente dovrete fare chiarezza, e se dovrete allontanare qualcuno, pazienza, si gira pagina e si ricomincerà. Per quanto riguarda la richiesta di un prestito, oddio, qui ce ne abbiamo bisogno tutti, non solo quelle, le donne e gli uomini dei Pesci, attenzione quando chiederete magari questi finanziamenti, attenzione a quello che firmerete, ci siamo capiti, attenzione a quello che firmerete.
Con la costellazione dei Pesci si chiude anche l'oroscopo di questa settimana. Roberto De Angelis vi ringrazia dell'ascolto prestato, vi dà appuntamento fra 7 giorni e naturalmente se vorrete riascoltare o ascoltare in differita c'è il file registrato sul circuito di Spreaker, su Stapp Radio Stefano Dini, su Roberto De Angelis Radio RDA Radio 1. Ringrazio Walter e Corrado, calzature, borse, abbigliamento e accessori, in via di Tor Sapienza 35 ABC, il telefono lo 06 22 84 544, Fashion Store, l'Outstore in via di Tor Sapienza 60, il Classic Store via di Tor Sapienza 64 BC. Dal 1948 Valcor e Classic Fashion e Outlet. Ricordate ancora una volta il contatto telefonico, lo 06 22 84 544. Ringrazio Walter e Corrado di Valcor, io con l'oroscopo vi aspetto fra 7 giorni e come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Ciao da Roberto De Angelis e proseguite l'ascolto con tutti i nostri programmi. Grazie ancora.